Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questo video metteremo a confronto i due cronocomparatori, il nuovo acquisto, quello della Weishi il 1900 e il mio vecchio cronocomparatore. Farò la prova con tre orologi distinti, un Lorus, un Certina e un Philip Watch con movimenti automatici con diverse frequenze di alternanza l'uno dall'altro. Un orologio nuovo, il Lorus, gli altri due sono orologi da ancora da revisionare, da sistemare, però intanto vediamo i grafici come escono e che differenze ci sono, se ce ne sono. Buona visione a tutti! Bene, eccoci qui con il Lorus, messo nel microfono della Weishi. E questo è il grafico per quanto riguarda il Lorus. Adesso passiamo al microfono della Chronotron. Il suono è sicuramente più alto, si riesce ad ascoltare meglio i battiti dell'orologio. E questo qua è il grafico. Come possiamo vedere, tutto sommato restiamo nello stesso range, abbastanza preciso per quanto riguarda l'orologio. Adesso passiamo al Certina. Questo è ancora un orologio da sistemare, però l'ho voluto mettere nel cronocomparatore per cominciare a vedere come andava. Possiamo vedere per quanto riguarda la Weishi, che ci dà tutti i parametri, in automatico ci dà le frequenze, ci dice che è 11 secondi in avanti. Passiamo nel cronocomparatore. Certo, qua non possiamo vedere tutti i parametri che ci dà la Weishi, però alla fine i risultati fino adesso non hanno avuto grandi problemi. Anche nel cronocomparatore fa un po' di differenza, poi chiaramente cambiando le posizioni potremmo verificare meglio qual è la differenza esatta. Per ultimo il Philip Watch, questo ancora proprio lo devo riparare tutto quanto completamente. Comunque vediamo che in realtà sulla Weishi ci dà una differenza di 27 secondi in avanti, però poi nelle altre posizioni ho visto che proprio andava male, ma questo lo sistemeremo. Invece qua ho visto la differenza, praticamente nel cronocomparatore mi dava altri valori, nel senso, più che un valore difettoso mi diceva che l'orologio andava sì avanti, però mi dava anche un fuoriscappamento. Come vedete ci sono due linee distinte. Allora questo è l'unico che mi ha dato un pochettino da pensare, però magari può essere qualche punto che tocca e magari la Weishi non riesce a leggerlo. Bene, a questo punto il video finisce qui. Ho messo a confronto tre orologi per vedere un pochettino i grafici come uscivano. È chiaro che è troppo presto per dire se il Weishi si comporterà bene per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano, e lo vedremo più avanti. Magari farò altri video dove si vedrà la registrazione dell'orologio, la sistemazione dello scappamento ed altro. Chiaramente la differenza tra l'uno e l'altro c'è, gli anni sono tanti tra l'uno e l'altro. In quello nuovo col display immediatamente si riescono ad avere diversi parametri, il parametro che riguarda sia la marcia, poi abbiamo la molla, la forza della molla, l'amplitudine per quanto riguarda la forza della molla, il bit error, la frequenza viene registrata in automatico. Comunque è chiaro che le differenze ci sono, vedremo più avanti come si comporterà. Grazie a tutti per la visione e un saluto da Alessandro Restivo.